Parlare femminista, la lingua di non una di meno. Car asterisco tut asterisco. Capita di leggere nei comunicati della rete femminista non una di meno, che dal 2016 riunisce molte realtà femministe in Italia e organizza lo sciopero dell'8 marzo. Quell'asterisco è un tentativo di sovvertire le norme linguistiche e grammaticali, ma è allo stesso tempo oggetto di fastidio e di scandalo. Quell'asterisco si è adesso una lunga tradizione femminista di pratica di riappropriazione e stravolgimento della lingua. La lingua, infatti, è uno dei luoghi dove la società si riproduce e quindi è campo di battaglia femminista. Ma perché e come la questione linguistica è centrale nelle rivendicazioni dei femminismi contemporanei? E quali sono le pratiche linguistiche sperimentate dal movimento transfemminista in Italia? Secondo Émile Benveniste, il soggetto si costituisce nel momento stesso in cui enuncia il pronome personale di prima persona singolare, io, je, in rapporto a un tuo interlocutore in un dato contesto discorsivo. In breve, il soggetto si dà nel discorso. Ma se la soggettività è una funzione del discorso, allora l'espressione della soggettività sarà necessariamente legata alla lingua e alle sue norme. Benveniste però tralascia un elemento fondamentale dell'esperienza del soggetto, l'appartenenza di genere, che in alcune lingue, come le lingue romanze, si può esprimere anche attraverso il genere grammaticale. Secondo le femministe della seconda onda, che furono le prime a ragionare sistematicamente sulla lingua come strumento di oppressione e di propaganda, secondo loro è proprio nel genere grammaticale che si riflette il modello sociale androcentrico. Per questo, la teoria femminista ha cercato di sviluppare una lingua che rappresentasse le donne e favorisse la loro visibilità politica. Tuttavia, oggi questa modalità di rappresentazione linguistica è stata messa in discussione. Judith Butler dice che non basta ragionare sul modo in cui le donne potrebbero essere più pienamente rappresentate nel linguaggio e nella politica. La critica femminista dovrebbe anche capire come la categoria delle donne, il soggetto del femminismo, viene prodotta e delimitata dalle stesse strutture di potere attraverso le quali si cerca l'emancipazione. Nel caso delle lingue romanze come l'italiano, il binarismo di genere della società eteronormativa, cioè la società divisa in maschi e femmine, si riflette perfettamente nella declinazione di alcune parti variabili della frase che prevede il genere maschile e quello femminile. Sappiamo bene che questo non vale per tutte le lingue. Ci sono lingue che non declinano i nomi e gli aggettivi secondo un genere grammaticale, come l'inglese, o che ne prevedono più di due, come il tedesco. D'altro canto, ci sono sistemi culturali che prevedono più generi sessuali rispetto a uomo e donna. E la stessa cultura occidentale vive oggi quella trasformazione. La morfologia intende il genere grammaticale come sistema di classificazione formale, indipendente dal genere come categoria socioculturale. Il maschile plurale viene cioè considerato neutro per convenzione grammaticale. Ma a partire dagli anni 70 la sociolinguistica femminista ha contestato la neutralità del plurale maschile e la scelta di usare il maschile per referenti femminili, negandone la natura formale e affermando quella socioculturale. Tuttavia i nuovi femminismi non si accontentano più di includere il femminile o usare provocatoriamente il femminile plurale come plurale generico. I nuovi femminismi si dicono transfemministi perché vogliono rappresentare, anche nella lingua, tutte le soggettività, anche quelle che non sono uomo o donna. In breve, inventano nuovi generi grammaticali per rappresentare nuovi generi sessuali. Ma quale lingua usa non una di meno? La lingua di non una di meno riflette l'impostazione politica del femminismo nel quale si identifica, cioè quella di un femminismo inclusivo e transfemminista. In quest'ottica, non una di meno adotta varie soluzioni grafiche, come desinenze alternative alle marche di genere grammaticale dell'italiano standard. Si tratta principalmente di chiocciola, X e asterisco. Nella lingua orale, soluzioni come chiocciola, X o asterisco sono evidentemente irriproducibili.
Si alterna quindi l'uso del femminile plurale inclusivo a quello di u. La desinenza in u, tuttavia, fatica a entrare nell'uso. Il suo uso viene quindi generalmente relegato ai saluti introduttivi, ad esempio ciao a tutto. Non usare il maschile plurale in funzione neutra rende però percettibile come la lingua italiana riproduca grammaticalmente e così normalizzi i meccanismi di potere propri della società androcentrica. Il fastidio acustico che produce il fonema u, il turbamento prodotto dall'uso del femminile come plurale generico, sono sfruttati dal movimento femminista per svelare la normatività della lingua e della società. La lingua permette inoltre di costruire la propria identità personale e collettiva. La creazione di una lingua femminista propria, che accomuni le parlanti che si riconoscono in una data comunità, come la rete di Non Una di Meno, ha una funzione coesiva e una funzione politica. L'atto linguistico diventa un modo per riconoscersi. C'è poi un ultimo punto, che forse è quello centrale, il potenziale creativo della lingua. Se la soggettività è una funzione del discorso, come abbiamo detto, l'immaginazione di altri mondi, relazioni e identità implica necessariamente l'immaginazione di una nuova lingua. L'obiettivo quindi non è la creazione di nuove regole grammaticali condivise, ma il continuo superamento, anche velleitario, delle norme dell'uso della lingua. L'obiettivo non è proporre una soluzione prescrittiva al sessismo della lingua, né introdurre nell'italiano standard varianti grammaticali inclusive. L'obiettivo sta nella pratica stessa di un esercizio creativo e sovversivo della lingua, che mostri nella prassi che un'altra lingua, e quindi potenzialmente ogni sua variante, è possibile. E così è possibile un altro modello di relazioni e di società.